Dopo le campagne contro gli emigrati del sud Italia, la Lega di Salvini ha saputo rinnovare lo spot, questa volta contro gli emigrati del resto del mondo, e si è presentata a Bologna come la principale forza di una ritrovata ricomposizione a destra. Presenti sul palco Berlusconi e la Meloni, con cui la Lega ha governato a lungo il paese, insieme ai quali conta ora di scalzare ancora più a destra l'altro Matteo, Renzi. Perché con Matteo, con Giorgia e con Silvio non ce ne sarà più per nessuno! E mentre Salvini dichiarava guerra ai centri sociali, polizia e carabinieri si adoperavano per caricare i due cortei contro la Lega e contro il razzismo che volevano unirsi per manifestare assieme lungo le vie di Bologna. Oggi la Lega ha cambiato passo, si è fatta da partito reazionario che rappresentava una certa borghesia del nord, si sta cercando di fare partito nazione e di indicare appunto un nuovo nemico per le classi dei lavoratori, per gli studenti, per i disoccupati. Noi chiaramente oggi siamo qui per dire che non ci facciamo abbindolare da una retorica che ci porta a odiarci gli uni gli altri, a essere indifferenti e ad essere competitivi e individualisti. Noi oggi portiamo in piazza una parola d'ordine forte, appunto, che parla da un lato di una garanzia di diritti, una tutela di diritti e dall'altro di solidarietà, di unità tra le persone che subiscono gli effetti di questa crisi, di chi ci mette gli uni contro gli altri. Noi oggi lo vogliamo respingere fortemente. Oggi siamo qui per spiegare a Salvini che stranieri sono uguali agli italiani, siamo tutti esseri umani. La Lega, come vi ho detto, ha preso sempre il 10% grazie a Forza Italia con Berlusconi, e che fino a ieri le parole d'ordine erano quelle contro gli immigrati ma anche contro i meridionali, e adesso invece cercano di aprire pure delle sedi della Lega Nord in Sud Italia. Quindi ovviamente è una presa di posizione assolutamente opportunistica, soltanto per avere più voti, quindi soltanto per raccogliere adesioni tra persone che sono stanche di questa Italia, e per cui la Lega cerca soltanto di prenderli dentro utilizzando dei fenomeni di razzismo e contro i migranti, contro persone che non hanno fatto assolutamente nulla e che sicuramente non sono loro i problemi principali dell'Italia, sicuramente non sono loro quelli che stanno mandando a picco l'Italia o l'economia italiana. La Lega sta diciamo, compiendo una deriva, una svolta verso il fascismo, con un appello con l'appello al partito della nazione che sta facendo Salvini. Una svolta che è della Lega ed è anche contemporaneamente la svolta del PD di Renzi. Anche se Salvini cita esplicitamente Mussolini, anche se Salvini apre alla destra di Casa Pound, alla destra dei gruppi neofascisti, qui abbiamo di fronte una doppia svolta verso il fascismo. Cioè abbiamo i fascisti in camicia nera che sono quelli della Lega, abbiamo i fascisti in camicia bianca che sono quelli di Renzi, che modificano la Costituzione, tagliano i diritti ai lavoratori e muovono verso un regime autoritario. Entrambe queste dinamiche hanno un padrino, e questo padrino è l'Unione Europea. L'Unione Europea, a cui non interessa che i popoli possano governarsi da soli, ma interessa che esista una governabilità così come la vogliono le grandi borghesie imperialiste europee. Fuori la Lega da Bologna!
Perché secondo te Salvini e la Lega hanno scelto Bologna? Ma sicuramente perché è una roccaforte politica che a loro mancava, diciamo, nello scacchiere della loro costruzione elettorale, non soltanto a livello territoriale. Qui certo è una data simbolica verso le elezioni comunali che si terranno a maggio 2016. Alle ultime elezioni la Lega purtroppo ha avuto un risultato degno di nota, un 30% che fa pensare male. Ma non è soltanto una questione di Bologna, infatti la Lega e le altre forze della destra hanno chiamato questa manifestazione qui oggi proprio per assaltare simbolicamente quello che finora è stato uno delle roccaforti, almeno a livello simbolico, di quello Stato fatto appunto di welfare, di diritti, anche se qui in Emilia comunque sia negli ultimi anni i diritti sono stati meno garantiti che mai. Appunto l'assalto della Lega è proprio per cercare di prendere la pancia di quelle persone private dei diritti e stravolgerne l'ideologia, stravolgerne anche l'unità. Dopo due ore di carica la polizia è riuscita a spezzare i due cortei e addirittura alla fine ha anche allontanato i giornalisti. Cosa ne pensi di questo fatto? Penso che comunque sia, c'erano nei cortei, sono tanti anni che ormai seguo i cortei, c'è sempre stato un pericolo di ordine pubblico per i giornalisti, però penso che non far vedere all'informazione, non far vedere ai colleghi quello che realmente sta succedendo al di là del ponte, penso sia una cosa abbastanza grave, anche perché comunque sia è importante che tutti vedano quello che succede, c'è un diritto costituzionale che è l'articolo 21 della Costituzione. Sancisce la libertà di pensiero e anche di informazione.